Cioè tu vieni premiato. Sì. Come miglior commerciante. No, 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 miglior commerciante è fedele, fedele al lavoro, perché le persone nascono, cioè, con degli scopi. Fedele al lavoro. Sì, fedele al lavoro. Ma c'è chi è fedele alla moglie, tante cose, io sono fedele al lavoro. Allora, io sono venuto a fare l'intervista convinto di intervistarti perché te, come fu scelto Mauro Peloni l'anno scorso per la come miglior commerciante. Dai, migliore, sarà stato fedele anche lui al lavoro. Ora, migliore è una parola, e il migliore ce n'è uno solo, migliore, poi migliore, il magnifico ce n'è uno solo. Ma quello che c'entra, il rettore del Saracino, che no, c'entra? C'entra, chi te l'ha dato sto premio? A me? A me mi hanno dato così, così. Io quando sono andato ero carico, ho detto questo perché mi hanno detto, sai, paragoni, Nobel, questo. Ma è tutto commercio, Confesercenti, chi te l'ha dato? O perché devi dire, questa l'ha data a me? Devo capire che l'hanno data a me, era personale. Qual è la motivazione? Fedele. Se ben ferito rimaneva al pezzo come le medaglie della guerra. Allora proprio, insomma, c'è stata lotta, ma di qui a di guerra è troppo. Chi te l'ha dato? Confcommercio. L'ASCOM. L'associazione dei commercianti. La motivazione. Motivazione. La Lapini. La Lapini me l'ha dato. Ecco. Motivazione. L'avevo qui questa motivazione, però ero abbastanza motivato io ci sono andato carico. Dove te l'ha andato? No, in mano, senza, non hanno alzato le mani nessuno, devo dire la verità. Il luogo, dove sei stato premiato? Sei dovuto prendere la macchina, noi siamo andati, c'era un teatro grande, da gente. No, aspetta, dove fanno dove quella dell'oro? Bravo, perché ora anche te devi capire che non al è facile. Centro affari. Sì, al centro affari. Affari se ne fatti pochi, però era al centro affari. Ma sai che mi hai rotti i coglioni? No, bisogna dire la verità ora. Allora, sei contento di questo premio? Sono felicissimo. L'unica cosa, devo dire la verità, essendo un premio così importante e tutto, pensavo anch'io sul milione di dollari come hanno dato a Dario Fo, queste cose qui, però va bene, ora bisogna essere... Nobel. Che vuol dire? Ma non... A me me l'hanno portato come un grande premio questo. Come un Nobel. Sì. E però anche il premio, ho visto, era un corsino così, non era d'oro, perché io pensavo al centro affari dove fanno l'oro, ho detto almeno questo sarà d'oro. Cioè hai monetizzato un premio, no, al quale tengono tutti. Volevo farlo, ma mi hanno detto no, non è d'oro. Quindi non come d'oro. Tu con Mauro Peloni siete tra i più dopo abnegati, va bene, anche devo andare che vanno una... in ordine di vecchiaia, se no ero prima. Cioè lui ha quell'immagine, anche se io sono più, però lui ha quell'immagine di vecchiaia. Quindi allora... saluta il tuo collega Mauro Peloni. Ciao Maurino, l'ha avuto l'anno scorso. E l'hai avuto l'anno scorso, io l'ho avuto quest'anno. Premi. Stessi premi, stessa strada, stesso bagno. No, ora va è bene, finito, allora Luciano, è no, basta, perché ora basta, bisogna dire basta. D'ora in avanti basta. Non stacchi, se noi basta. Bisogna cambiare.